Ancora la ripresa del gioco, il tiro è da tre per Bolzano. Lei, l'avanguardia, ora lei a segno da lontano. Ricercato, siamo sul meno 2, 19 a 21, 21 perché attacca maglia verde con S. Smereglia, pallone fuori per Tufano. Tufano prova la percussione, tutto giusto tranne che l'appoggio al tabellone. Quindi la palla per Bolzano che ha a mano il pallone dell'ipotetico pareggio. Ah, al tiro la sbaglia la numero 9 Sela. Quindi siamo ancora lì, 19 per chi attacca, 21 per chi difende, ma intanto il tempo scorre, siamo già arrivati al 5 minuti dal termine, ancora un pallone rimbalzo per Sela, pallone fuori, poi si intromette la numero 16 appena entrata Scirocchi, pallone per Ostia che va subito a organizzare la ripartenza. La ripartenza di Ostia, la palla rubata, cambia da campo, ancora Sela, prova lei lo scarico verso la compagna e il canestro della numero 3 Elisabeth Riberia da Silva. Ricercato, ha scambiato con Smereglia, adesso lei che prova ad andare a impostare il gioco. Brava Gio! Smereglia non va, recuperato da Galileo, ancora Smereglia da tre, palla che non va, con rimbalzo Bolzano che va a recuperare il pallone, prova adesso la percussione con Paul. Paul prova l'appoggio, lo sbaglia ma è sempre lei che recupera il rimbalzo, non dà la palla fuori, va rimessa lì e c'è il fallo della numero 9 Sela. Siamo quindi sul punteggio di 21 a 23. Entra Nicole Mora. Andiamo qua con Paolo. Ricercato. Avanti Joe! Dico le gambe! Ancora Smereglia, ancora in attacco Ostia. Ma ormai manca 7 secondi per il possesso palla. La palla dentro subito per Scirocchi che non va, sul rimbalzo. Leve che va a rimbalzo. Fallo su di lei, canestro fuori. E quindi 2 punti per Ostia. Ancora a segnare sul tiro libero di Miele. Federica Miele. Vieni tu. Numero 14 De Sael. Miele, un tiro libero supplementare dopo il canestro realizzato a rimbalzo, la palla che non entra, rimbalzo per Bolzano. Bolzano adesso in attacco, prova il tiro da tre, la bomba da lontano, la palla che non entra ma il rimbalzo rimane a paura del Bolzano, ha tirato la Schwarzbaker. Tiro ancora da tre che non va contro la specialista 12 della guardia, i tentativi da una parte e dall'altra, un punteggio fermo sul 25 a 21 quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gioco. Ricercato, la bomba sta per entrare ma poi esce fuori, quindi si rimane così, adesso si gioca con squadre un pochettino sbilanciate e sfilacciate. Pallone improbabile dato dentro all'attaccante di Bolzano, palla per Smereglia, apre subito per Ricercato, una prateria davanti a lei, però sbaglia l'appoggio, facile a canestro, adesso Bolzano va a cercare la manovra con Zambardia, Elena Zambardia.
Prova lei la finta, prova il tiro da sotto, non è entrato, però ancora Zambardia che lotta al rimbalzo, palla 2, e la palla è ancora per Bolzano che premia il possesso alternato. Qua un cambio. Prova a impostare questa azione di attacco con 8 secondi a disposizione Bolzano, ha 4 punti da recuperare, sbaglia l'appoggio alla compagna, l'ha recuperato Battisti, ha stoppato prima il tiro e poi ha recuperato il pallone, adesso Smereglia e Lombardo vanno a impostare questa azione di attacco per Ostia, 10 secondi. Per il possesso palla Smereglia, adesso Lombardo a tirare la palla che non va, rimbalzo di Bolzano, mentre stiamo a 1 minuto e mezzo al termine del secondo quarto, 21-25, 21 per chi attacca, infrazione di palla, altro cambio di possesso a Paul, Mereglia, sia che sia un po' spinta dopo le fasi iniziali, adesso sono solamente tanti errori e passaggi, ancora una salta viene vista. Schumacher, tiri liberi per Ostia, primo fallo per l'attaccante difensore del Bolzano, Smereglia in lunetta, sbaglia anche il primo libero, tanti errori anche dalla lunetta in questo frangente, 25-21 il punteggio, rimane 25-21, c'è poi infrazione da parte di Miele per la squadra delle Stelle Marine, quindi palla rimane al Bolzano. Il pallone che arriva dall'altra parte, 8 secondi per giocare questa palla, dovrebbe andare il tiro Schumacher, la palla va dentro, quindi il carico di Schumacher, 23-25, meno 2 dopo almeno 2 minuti di gioco senza segnare da parte di tutte e due squadre, siamo a 40 secondi del termine, meno 2 per chi difende. Martinoia. Guarda là. Bolzano che ha l'ultimo pallone per attaccare il pallo. Elisabetta ribella da Silvia, però ha 2 tiri liberi per pareggiare. Siamo a 21 secondi dal termine del tempo. E Bolzano può impattare. E la capitana Elisabeth Riberia da Silva non c'entra il primo tiro libero. No, la 13. Ah sì. Sbaglia anche il secondo. Smereglia, il pallone adesso è arrivato a Lombardo. Un tiro chiama Coach Martinoia dalla panchina delle Stelle. Che ancora gira, 5 secondi, Martinoia, prova lei la bomba che non va, ma fa lo scadere, ma seconda frazione di gioco, delle Marine 8 a 25 e Bolzano 23.